Bienvenue pour cette euh, conférence de la série des conférences de l'INGE des sciences qui cette année ont pris comme thème voir l'invisible. Vous avez vu quelques conférences assez intéressantes. On a vu du plus petit au plus grand. On a vu le forensique, on a vu les, les exoplanètes. Et ce soir, on va dans la cosmologie. On va aller voir des choses qui, effectivement, ne se voient pas de l'œil nu, mais de plus en plus prennent une importance dans la compréhension de ce que c'est que l'univers et d'essayer de, de voir et d'expliquer certains phénomènes qui sont assez difficiles à expliquer mais que je pense que ce soir nous avons le plaisir d'avoir le professeur Michele Maggiore qui est un spécialiste dans le domaine et qui a publié énormément dans tout ce qui est la matière noire et l'énergie la, et la, noire qui a fait aussi des, des conférences et, des, et des, des publications dans tout ce qui était la gravitation, les, les ondes gravitationnelles enfin des choses qui effectivement ne s'expliquent que par la physique théorique. Et effectivement, il est professeur à la Faculté de physique théorique de Genève, où il a été aussi le directeur de cette section pendant plusieurs années, et actuellement aussi développe des recherches dans ce domaine, avec des moyens qui ont effectivement permis ces derniers temps de comprendre des choses qu'on ne pouvait pas forcément voir. Et on se réjouit tous ce soir de pouvoir entendre et mieux comprendre un peu les, les côtés sombres et difficiles de la physique théorique, d'une manière simple, parce que je sais que vous allez nous l'expliquer ça, de manière compréhensible. Professeur Maggiore, bienvenue et merci, merci. d'avoir accepté. Merci. Ah, merci pour cette belle introduction. Et donc, on va parler de cosmologie aujourd'hui. C'est vraiment un voyage où je vous invite à me suivre sur de très grandes distances. Et comme première chose, donc, il faut avoir, avoir une, une carte pour s'orienter un peu. Sur l'échelle des distances dont on va parler aujourd'hui, allora on commence avec les étoiles, qualcosa qui nous est familier. Et la distance typica entre les étoiles, donc on va pas la mesurer en kilomètres, ce sarebbe pas la bonne unité. On parle plutôt d'année-lumière, vous savez que la lumière voyage très vite, 300 000 km par seconde, è difficile de saisir qu'est-ce que ça veut dire, ma per avere une idée, se prendete la distanza tra la Terra e il, il Sole, eh, eh, la luce prende circa 6 minuti per arrivare. Quindi, quando guardiamo il Sole, in effetti, vediamo come l'estate è a 6 minuti. Allora, la luce è la distanza che la luce va a percorrere in un anno. Immaginate, è una distanza molto grande. E questa è la scelta tipica delle distanze par mille ettuali. Gli astronomi preferiscono parlare di parsec. Il parsec è circa 3 anni di Quindi, per cominciare a s'orientare, la distance typique entre le étoiles è parsec. circa ah, Là, vous avez des jolies images d'étoiles prises par le Hubble Space Telescope, come in grande parte delle images che je montrerai. Allora, noi, on va étudier l'univers des échelles beaucoup plus grandi. Qu'est-ce qu'il y a après cette échelle typique du parsec? Donc Il y a les galaxies. Vous savez che le étoiles vont se condenser, vont se, se mettere ensemble e formare delle galaxie. Una galaxie typica può avere un milliard d'étoiles, può avere delle bon, più grandi, più piccole, ma disons, un milliard, milliard c'est un chiffre assez typique. E c'est quoi la taille typique d'une galaxie? Allora, là, un parsec, on passe kilo parsec, donc 1000. Et en effet, la taille typica, par exemple, di una galaxie, c'est autore di dizaine di kiloparsec. parsec. On a déjà un bond de

c'è qual è la distanza tipica tra le galaxie? là si parla di un megaparsec, parsec, quindi le milioni di parsec. Abbiamo fatto ancora un bombo. La distanza tipica tra le galaxie è un milione di parsec, parsec, abbiamo detto, è qualche anno di luce. È un milione di volte più grande che la distanza tipica tra le stelle. Allora, on direbbe, è già una scala terma straordinariamente grande, che già una la pena di immaginare che l'uomo possa studiare. Le cosmos su queste scelte. Eh Aujourd'hui, le voyage dans lequel je, je vous ammène, c'est sur des échelles encore plus grandes, quand on parle de cosmologie. Le mégaparsec, c'était l'échelle typique de la distance le galaxie. Le galaxie, a leur tour, vont former des amas de galassie, perché parce que la gravité est attractive, donc il y a un certain temps à se mettre ensemble. La taille typique d'un amas de galaxies, c'est une dizaine de mégaparsecs a déjà progressé beaucoup dans les échelles de l'univers. Euh et, et bon, après ultime on est capable dans les dernières décennies de continuer à étudier et à observer l'univers grâce à des télescopes de plus en plus puissants et à d'autres moyens que delle va on da discuter ce soir. Et ça c'est une image des de catalogues des galaxies reconstituées par, euh, par plusieurs ex expériences, et là c'est une tranche bidimensionnelle, mais on les connaît de maintenant tout l'univers. À chaque point, là, c'est une galaxie. On ne voit même pas les points individuels. Mais ce qu'on voit, c'est des structures assez intéressantes et qui n'étaient pas très attendues au début. Parce que vous voyez que l'univers forme des sortes de filaments. Il y a toutes des structures, comme des filaments, qui sont tous ces, toutes des galaxies et des grands vides. Hein? Si vous êtes vraiment au milieu, vous êtes assez seul, disons. Eh, e ci sono altre ricostituzioni con un code di couleur sulla densità delle de, de, de galassie. Quindi, là, on est en train d'étudier l'univers sur une échelle di centaine ou même mille mégaparsecs, gigaparsecs avec tous ces prefixes grecs. Quindi, le milliardi di parsec, un milliardi di fois più grande che la distance parmi due étoiles. Allora, c'est ça l'échelle sur, sur laquelle on, est, on, on va parler aujourd'hui è l'escala della cosmologia. Allora, a questa scala, abbiamo scoperto qualcosa di assez inattendu e assez notevole. Questo è delle simulazioni numeriche, ma la struttura delle galaxie è una struttura con des, de, des filamenti. avec des nœuds où il y a une plus grande densité de galaxies et des, des amas de galaxies. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'uniforme au niveau tridimensionnel. C'est plutôt une éponge, vous voyez. C'est ce genre de structure tridimensionnelle avec des immenses vides. Vous pensez que là on parle de centaines de mégaparsecs et des structures comme ça. Quindi, questa è la taille dell'universo osservabile che ha circa 3.000 megaparsec e on parla della taille dell'universo osservabile perché, a parte il MyVidema, vi immaginate che sia estremamente difficile de osservare le cose a questa distanza, ma in più diventa impossibile da un punto di vista dei de, de principi perché l'universo è in espansione. Questa espansione è fatta in tale maniera che, al di là una certa distanza, non si riesce più a ricevere la luce, nel senso che l'espansione compensa e fa qualcosa di più che la velocità della luce che viene verso di noi. Quindi c'è quello che si un orizzonte, un orizzonte visibile, al di là del quale non si può... Quindi non si sa se l'universo è finito, infinito. C'è una taille d'environ 3 gigaparsec, 3 miliardi di parsec che eh, è la... che che potremo sempre osservare. Non potremo mai andare più lontano. Ma è già abbastanza lontano, ovviamente. Quindi oggi, on va studiare le... l'universo a questa scala. E on potrebbe immaginare, ma è una scala così straordinaria, così grande, come è possibile fare delle osservazioni a questa scala. Ma, justamente, nelle ultime decenni, la cosmologia ha avuto una rivoluzione grazie a diverse de... esperienze che avevo discutito, su satelliti, su terra, che hanno permesso di esplorare l'universo fino a queste distanze. E la cosmologia si è trasformata in una scienza di precisione, quindi non solo abbiamo un'idea qualitativa di cosa succede a questa scena, che è già incredibile, ma veramente la cosmologia è oggi una scienza di precisione con delle dati molto precise, delle teorie molto precise che fanno delle predizioni, che possono comparare all'esperienza. Toggi in fisica, quando abbiamo delle donne di eccellente qualità, delle belle teorie, ci sono sempre cose abbastanza interessanti da comprendere. Quindi, siamo in una sorta di age d'oro per la cosmologia oggi. Allora, già l'effetto di pouvoir esplorare l'universo a questa scala, è abbastanza straordinario. E questa esplorazione ci ha dato due grandi sorprese, principalmente che sono l'energia noire e la matière noire. allora, d'abord, on sera de compte che sur 7 stelle gigantesche, non ci parlé, la matière normale, dont che euh, connettule atom, tutte le tutti le matériaux che noi voyons sur terre, ne représente che environ 5% della densité d'energia dell'universo. Ah, tu sais che non conosciamo se vous le pensez, c'est incroyable. Tous les atomi qu'on trouve sur Terre, tutti gli objets qu'on connaît, ne rappresentano qu'environ 5% della densità d'énergie dell'universo. E le reste, c'est quoi? Environ 20, 27%, c'est quelque chose qu'on appelle dark matter, eh, matière noire. C'est de la matière, donc on pense che c'est de la matière normale, in qualche senso, come des particules, on verra qu ce que ça peut être ma noir che non possiamo vedere. Si può sentire il suo effetto gravitazionale, si può pesare, ma non la vedere. Quindi, si attiene perfettamente nel soggetto di questi cicli di conferenza, vedere l'invisibile. E questo è già abbastanza sorprendente se si pensa che ci sia cinque volte più di materia che non conosciamo, di tutta la materia che conosciamo sulla Terra. Ebbene, non è abbastanza perché ci rendiamo conto che il 70% che rimane è quelque qualcosa che qu comprendiamo ancora meno. E qu'on appelle energie noire, energie sombre, dark energy in anglais, e dont on sait che non n'è même pas de la matière, on verrà pourquoi, c'è qualche forma d'énergie sur la on connaît tre piedi. Allora, il suggerito d'aujourd'hui, c'est justement comment on arrive à comprendre qu'il y a de la matière noire e de l'énergie noire. Et donc, ça, venuto par tutta una serie d'expériences dans nelle ultime decenni, di cui ho già parlato, le fondi cosmiche a microonde, cosmiche micro-ondo background, che hanno già dato luogo a due Nobel Nobel, questi cataloghi de galaxie che je, ho je, je mostrato, che hanno misurato la posizione di milioni di galaxie, on verra l'osservazione des supernove che ha dato luogo a un altro premio Nobel, le lenti di eccetera. Certi aspetti, ovviamente, sono un po' tecnici, ho già cercato di essere il più semplice possibile. Allora, la, la prima evidenza... Per la matière noire, c'è quelque chose qu'on peut comprendre avec de la physique au niveau du collège. C'è la courbe de rotation des galaxies. Vous avez une galaxie et les galaxies sont toujours en rotation. Donc les étoiles autour de la galaxie sont en rotation, bah, il faudra des millions d'années pour faire un tour, c'est quand même de grande échelle. Et, mais donc ils ont une vitesse de rotation. Alors, si vous vous rappelez de la physique in c'è collège, il y a la loi de Kepler qui vous dit que si vous connaissez la masse qui è à potete vous pouvez calculer la vitesse en fonction de la distance. Alors, vous mesurez la vitesse, a certain distance, and potete pouvez de là reconstituer quelle est la masse à l'intérieur. Ça, c'est la logique. Alors, là, vous avez galassia. È c'est un axe de distance en année lumière, eh, comme on disait. 10 anni di luce, 30 anni di luce, 70 km/s, è l'escala tipica delle galassie. E là, in on, questo on grafico che è superimposto, la velocità di rotazione di alcune stelle nella galassia. Allora, là, vous vedete vous la galassia, vedete la materia, le stelle. Se guardate questa immagine, gli astronomi sono capaci, selon la, la luce émise la colore, eccetera, di ricostituire quelle était la massa di queste stelle. Quindi, connaît la massa che qui. E on è un'equa capace di predire la velocità di de rotazione delle setole e la previsione di questa curva qui. Si monta al di perché si monta la massa che è all'interno dei setole. Après, là, avete più o meno tutta la massa che è all'interno dei setole. E se vi ricordate la fisica del collège, la loi di Kepler, è un sur racine di R che va a essere in de di questo genere. Quindi, questa è la vostra que perché, vedete, la matière, vous voyez la maschera. Alors, la prédiction, si la physique newtonienne du collège, che que c'est quelque chose qui est assez bien testé, normalement, est valable, ça être la vitesse in fonction de la distance. Et par contre, ça, c'est ce que vous mesurez. Là, avec vraiment la lumière des étoiles, à una certain distance, vous n'êtes plus capable de voir des étoiles qui tournent, mais vous voyez des nuages de gaz avec les ondes radio, in dos très Ma, Mais vous voyez, ça colle pas du tout è quelque chose d'assez incroyable perché ça continue à monter. Donc, ça nous dit que ça... d'abord, même qui, il y a beaucoup plus de matière que ce qu'on voit. Mais cette matière continue à arriver partout perché ça continue à monter. A partir du moment où vous avez inclus toute la matière dans votre rayon, à partir de ce moment, la vitesse doit diminuer avec la distance. Et vous n'arrivez même jamais dans cette région-là. Donc, ça veut dire que là, il y a toujours, toujours plus de matière que vous voyez pas. D'accord. Allora, ça c'est quelque chose qu'on voit sur tutte le galaxie. On a mesuré le cours de rotation sur des centaines de, de galaxies et c'est toujours comme ça. Il y a toujours plein de matière, qu'on appelle donc matière noire, parce qu'elle est là, on sent son, son effet gravitationnel, son poids, okay? non on la voit pas. On peut dire. <coughs> Pardon. D'accordo, il, il y a des planètes, les planètes on ne les voit pas, mais sont très légères par rapport aux étoiles, ce pas ça qui va la maschera che ci manca. Il y a des étoiles légères, et les nanbrunes qui sont pas très lumineuses. Oui, on prend tout cela en compte, on se rende compte que, 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 que ça va pas faire la différence. Il faut dire d'ailleurs que la première suggestione de la matière noire c'était d'un physicien suisse, Zwicky, déjà dans les années 30, lui lavorava travaillait California. Californie. C'était quelqu'un de très original et très à l'avance e gli avete studiella dinamiche da delle Namade e è un'indagine su dinamiche il Centaurus Count che gli aveva più di materia par rapport à, à ce Mais à tout le monde a dit, Bof, ouais, ça, ça a se con voié ma all'epoca il mondo era di boh sa ha ad senso c'è dei c'è dei très bizarre e per contro non effettivamente on la on la va partout. Donc là c'était notre première évidence di matière noire, materia che là partout e che va pa e che fait beaucoup plus emploi che <laughs> la materia visibile. Per arrivare a 3ª evidenza e fu fu Fermi Peti de Tour e studiam la relatività generale. La relatività generale è un va Fermi Peti curve di relatività generale se accelerare. Dunque, chesque on peut dire che la relatività generale è quelque chose che va la notion même d'espace et de temps. Lo spazio e l'età come noi le conosciamo è che l'espace de notre intuition de tous les jours, c'est C'est qu'en physique correspond à l'espace et le temps de Newton. C'est un décor fixe et immuable qui est là où, où les choses se passent. Ce n'est pas quelque chose de dynamique et d'actif. Einstein va bouleverser cette vision avec la relativité générale, en 1915, la version finale de la relativité générale, où l'espace et le temps deviennent un acteur, deviennent quelque chose de dynamique. On verra dans quel sens. Allora, évidemment, tutto ciò che je vais dire est décrit assez bien par, par des équations, che désormais on trouve anche dans des endroits inattendus. La théorie est très élégante du point de vue mathématique. Stasera, ovviamente, évidemment, on va procéder par des analogies. Et une bonne analogie, c'est un tapis elastique. Imaginez d'avoir un tapis qu'on va imaginer come un espace-temps. L'espace, già c'è tre dimensioni, avec l'étan, ça ferait 4. On aurait besoin d'une cinquième dimension pour visualiser la courbure de l'espace. possiamo ne faire ça. Allora, on imagine l'espace come qualcosa di bidimensionnel, come antappi, e on utilise troisième, la troisième dimension pour visualiser cette courbure. Et on peut imaginer un objet lourd, le soleil, on le met sur l'etapi, e l'etapi s'enfonce. L'espace se déforme parce qu'il y a des objets lourds. E ho messo una un tortuga, ho messo una tortuga in questa immagine. Et... Perché una tortuga? La tortuga è un animale che non la vede da molto lontano. La tortuga si pensa di andare in linea destra, un passo dopo l'altro. Ma in questo spazio curvato, se la fa un passo dopo l'altro, finalmente si ritrova al punto di partenza, fa un ellipse. Tout simplement parce que la courbure de l'espace qui le fait qui la ferre venir au point de départ. Donc vous voyez des aspects de la relativité générale si d'abord que la matière courbe l'espace. L'espace-temps et que l'espace-temps de forme détermine les mouvements de la matière. Donc ça c'est la vision par exemple d'Einstein de sur les mouvements des planètes. La vision newtonienne en vision l'y a en force, en vision presque musculaire, il y a en planète qui passe le soleil avec sa force d'attraction les tire vers lui. C'è come un Pierre, par ficelle, et il liè pare un fissello, e ha questa visione quasi muscolare della de forza. Là non ha più forza. Cosa fa la tortuga? Lei va line line qui a linea Ma è la nozione delle linee dritte che è stata cambiata in questa geometria. Quindi è una visione molto elegante. Allora, d'abord avec cette vision très élégante, on arrive à reproduire tous les résultats de la, de, de la, de la gravitation newtonienne, comme il font dalle limites des petites vitesses, etc. Mais évidemment un grande théorie va aussi donner de nouvelles prédictions. Et une nouvelle prédiction qu'on peut avoir concerne la qu'est-ce que fait la lumière dans un champ gravitationnel? Si la lumière passe près du soleil, est-ce qu'elle est attirée que par le soleil ou pas? C'est un belle question, évidemment. E una questione che qu non possiamo nemmeno rispondere nei contesti newtoniani, perché la luce è qualcosa di un relativiste relativista. La teoria di Newton non è relativista. Quindi la risposta, non même è nemmeno ben definita la question. Ma nella teoria di Einstein, la risposta è quasi banale. Qu Cosa farà la luce? Lei va all'indroita, come tutto il mondo. Ma è la nozione dell'indroita che dans cette, ha cambiato in questa geometria deformata. Quindi, se si on imagine D'avoir une étoile, ici, che mette un rayon de lumière, e ici il y a le Soleil. Ce qui passe, che il rayon de lumière est dévié par la présence du Soleil, par l'attraction gravitationnelle du Soleil. Ce qui veut dire che, nous, ici, sur la Terre, on pense que la direction d'arrivée du rayon lumineux est celle-ci. On pense que c'est la position de l'étoile. se si une étoile est plus loin, l'effet est plus petit, on ne le voit pratiquement pas. Donc il vero ongle parmi le due étoiles sarebbe celle-ci. Mais par contre, quand le soleil est in questa posizione, è molto più piccolo. On peut essayer, évidemment, di vérifier questa prédiction. Et... et donc, on peut dire: bon, très bien, on mesure la position des étoiles dans le ciel quand il soleil est ici, et on regarde si Einstein a raison ou a tort. Est-ce que vous voyez pourquoi on ne peut pas faire l'expérience de cette manière? En piena lumière, <laughs> justement, perché per essere in questa configurazione vous êtes en plein soleil. Okay. Oh ben, on ne se lasse pas décourager pour autant, on attend une éclipse. Okay. <laughs> Alors, on attend une éclipse de soleil et on va faire la mesure. Là, l'histoire est aussi assez, assez intéressante, parce Einstein aveva già questa prédiction en 1914, 13, 14 et La première éclipse était prévue était en Crimée, août 1914. Allora, c'è un'espedizione di scientifici tedeschi che vanno in Crimea, che era all'epoca dell'Empire russo, per attendere questa eclipse, con un piano d'instrumenti bizarri. E cosa succede, mandando che sono là, c'è la Prima Guerra Mondiale che è clata, l'Allemagne che declara la guerra alla Russia. Allora, ah, voi immaginate questi poveri scienzifici tedeschi, con d'instruments piano d'instrumenti bizarri, in pieno russo che cercano di spiegare che sono là per fare delle misure di de precisione di una tutta nuova teoria che si chiama la relatività generale di Einstein. Per rendere le cose ancora pigre, erano finanziati da Krupp, che faisait anche les armements al mondo. Quindi, il risultato <laughs> è che sono stati messi in prigione. E là, non delle misure, maledizione. Quindi, abbiamo atteso la fine della Prima Guerra Mondiale, l'éclipse suivante c'era 1919 1919, crois 19 e allora c'era Eddington, l'astronome britannico, che ha montato due spedizioni, c'era nell'emisfero sud, evidentemente voi montavi tutta una spedizione per andare nell'emisfero sud all'epoca, poi magari c'erano le nuvaggi, è delicato, hanno montato due spedizioni, una in Brasile e l'altro in Guinea il pouvait mesurer ils ont eu de la chance tous les des il avait hanno preso ils ont pris la mesure et tous les ont confirmé de manière la prédiction di Einstein A partir de ce moment Einstein devient une superstar au un niveau médiatique etc mais donc tout cela è pour dire che effettivamente la luce lumière dévie par la gravitation et aujourd'hui se jarde de mesurer n'a pas besoin de tant de ces éclipses on peut aller voir par exemple avec les radio eh, par exemple, in questo genere di configuration, la è l'azione spaziale Cassini, che envoie des messages radio vers la Terre. Quando passa presso il soleil, il y a un effet très similaire. Le immaginate eh, bon, Vous imaginez ces tapis qui s'enfoncent à cause du poids du soleil. Et donc, le rayon électromagnétique, ça c'est des ondes radio, doit rentrer dans ces tapis enfoncés et ressortir. Il perd du temps. Donc, plutôt qu'une déviation, c'est un retard. D'accordo? ancora predite par la teoria, e possiamo misurare i ritardi e comparare con le osservazioni. Là, i risultati hanno mostrato che la relatività generale è, è valida a un livello di 20 par per milione. Quindi, quando si dice che la relatività generale è una buona teoria, non è che in grossa marcia, verificata con delle precisioni di de qualche par per milione, si arriva a misurare e a predire a questo livello e a avere un accordo tra le due cose. Et... D'ailleurs, se vous avez un iPhone e vous utilisez, come tutto il mondo, la localizzazione, eh, ça utilise des corrections de relativité générale. Sans ça, ça ne marcherait pas. Le système GPS utilise la relativité générale. Mais alors, qu'est-ce que ça va faire avec notre matière noire? Ah, come toujours, en physique, on commence pour découvrir des phénomènes déjà en soi assez fascinants, come le fait che la lumière est déviée par la gravitation. Après, dès qu'on les a compris et maîtrisés, on commence à l'utiliser comme outil pour découvrir d'autres choses, pour investiguer d'autres choses. In particolare la matière noire. Donc, on peut faire des expériences de ce genre. Vous avez ici la Terre et une galaxie molto lontana. Ici, il y a plein de matière, des galaxies. Cette galaxie va émettre de la lumière, ma la lumière non va pas tout droit. dei fait è parcours elle est generata par, par la gravitation générée, par toute la matière qui est là. E' donc il y a l'effet qu'on appelle des lentilles gravitationnelles, ça veut dire mais le même effet d'un lentille, d'accord. Et selon qu'est-ce que vous avez ici, vous avez des résultats différents à l'observation sur terre. Par exemple, si avez, là c'est notre source, une galaxie qui est très loin, là c'est la Terre. Si vous avez une distribution des che qui a plutôt cette forme de disque, sur la Terre vous observerez une image de Saint Jean avec une pelle le anneau Einstein, de Einstein ring avec une image centrale più lumineuse et un anneau autour. Si par exemple, è y avait quelque chose de beaucoup plus fond, cette chose génère dans ce qu'on appelle la croade Einstein donc une image centrale quatre quattro images en chrome en croasa, c'est l'image d'un quasar lontano. Si, par contre, vous avez de la un peu come des amas, des galaxies, etc., vous commencez à delle des déformations. Ce qu'on voit ici, c'est des arcs. Ce sont des galaxies que vous ne voyez pas avec la, forme normale, ma déformées de cette manière. C'est vraiment des lentilles gravitazionali. Alors, selon qu'est-ce que vous avez ici, Avete una image differente e désormais, selon ce che vous voyez, vous êtes capable di reconstituire ce qu'il y avait. Donc, là encore, c'est voir l'invisibile, dans le che vous voyez la lumière émise par cette source e vous reconstituire la masse des choses qui étaient sur le chemin. Aujourd'hui, on fait ba sai che j'ai montré sai che una pelle l'anti gravitàssionel forte voi avete un image deformée an effet gli a trattia sia sia interessante che se la l'anti gravitàssionel faible l'idea è la suivante prendete un galaxy e voi l'osservé si le averiean autour la la galaxie è tesferic voi avevo tre image sferica ma sì lì ha della matière ici voi le rayon lumineux emi la galassia, fanno dei percorsi un po' più bizzarri e finalmente voi le vedete in maniera diversa, vous avete l'impressione che per esempio la vostra galassia è ellittica. Allora, la prima idea potrebbe essere di dire, se io vedo che la galassia, al lieve di avere la sua forma normale, ha una forma deformata, posso ricostituire che cosa c'era qui. Il problema è che, ovviamente, non sapevate saviez pas che l'était sa forme normale, chi vous dit ça? Ma in ogni campo di vision, désormais, vous pouvez observer, avec le télescope moderne, des millions e des millions di galaxies. Alors, on fait une analyse statistique. Se vous voyez qu'en moyenne, tutte le galaxie sont tutte déformées dans cette direction, non è pas parce que leur forme naturelle était, ils étaient tous alignés, c'est materia y avait de la matière qui a. Fa questa rotazione dell'image, toujours nella même direzione. De questa maniera, vous arrivez a reconstituire qu'est-ce qu'il y avait au milieu. Come ça, on arrive a fare des photos de la matière noire assez formidabile. C'est un exemple, c'est une photo che je trouve très belle, il faut l'expliquer bien. Alors, vous avez des galaxies lumineuses. Le bleu, c'est una reconstitution avec un code de couleur de la densità de masse que vous avez dans la photo. Donc, dans chaque pixel di questa immagine. In effetti, voi avete misurato l'elipticità di centinaia o migliaia di galaxie e statisticamente, avete ricostituito la materia che c'era tra la galaxia sorce e noi. E così, voi avete finalmente una carta della densità de matière vraie, la, la vera densità de masse. E vous vedete che non ha niente a che fare con la densità de matière luminose. Là, abbiamo le galaxie, ma la vera materia, la massa che pesa le più è distribuita in maniera piuttosto uniforme. Sai che in inglese le mosse de dark matter alo, non troviamo un buon francese per c'est halo de materia noire. Ma là, voi cominciate anche a capire perché le curve di de rotazione delle galassie non redescendevano mai. Perché, studiando i movimenti delle stelle, non arriverete mai a un punto in cui non c'è più de materia e poi un vide fino alla prossima galassia. E sì, le galassie sono un peu comme de de in dans un panettone, se vous voulez, Quindi è quello c'est vedete que vous voyez le plus, ma tutta questa masse, c'est ça les le gros della de massa, Quindi Ehm donc ça c'est c'est fascinant vraiment dalle tem de voir l'an visible, je pense que c'est c'est assez da da se tem parce che vous pesez de cette manière, vous gravitazionale, avec les effet dell'anti e predì per la relatività generale, Et vous trouvez, vous confirmez ce qu'on a déjà compris avec les courbes de rotation des galaxies, qu'il y a beaucoup plus de matière de ce que vous voyez. E ci sono piante di immagini molto belle che potete trovare sui siti del Hubble Space Telescope o di altre. Questa è un'immagine molto celebre, si chiama Ballet Cluster, et la MAP Projectile. Perché ciò che è passato là è qualcosa di abbastanza spettacolare. Il blu è la ricostituzione delle masse della materia noire. Il rosso è eh, il gas, il gas che emette dei rayoni X, quindi che si vede con la luce normale. Là, sai che è passato? Sai che des galaxy, des galaxy amati, hanno fatto un choc. Rouge, là, shock, è per questo il proiettile. E poi, vedi, se guardi che la parte rossa, là, ça la forma di un'onda di shock, e choc et qualcosa là, c'est quelque gas, c'è il gas, là c'est les c'è il y c'è ga il gas, c'è 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 il gas, e là si è formato un'onda di choc, perciò c'était Allora, projectile. Alors là c'est de, de la mat matière normale qu'on voit avec son émission lumineuse, un rayon X. Ma regardez le bleu, quand il y a ce shock, le, bleu est ce choc, la parte bleue s'est passée à travers, sans aucune interazione. E donc si se sono separate le componenti. La composante qui est capable di de, de la lumière e la composante blu, che on voit che avec son effet gravitationnel si sont séparé. Je perché la partie qui émet de la lumière a des interactions électromagnétiques. Donc il a des donc de, de la désinteraction de della friction quand les déchoses sont pénétré. L'autre na pas d'interaction soft gravitationnelle, c'est beaucoup plus faible, si sont passées à travers sans se war. Et donc on voit ça de manière assez spectaculaire désormais avec le due allo le materie noire di queste gamma delle galassie che si sono separate dalle loro componenti di rayon gamma. Il y a deux images de Cesare, genre, c'est celle que je suggère pour le poster de la conférence, c'est toujours le même style. Là c'est encore plus compliqué parce que dans cette code de couleur la la matière noire est tout ici, là il y a la matière lumineuse et là il, il y a du gas show, on comprend même pas très bien la dynamique qui amène à, à tous là. Mais donc c'est comme voit, on voit vraiment da questo senso di voire, la matière noire, évidemment, ancora una volta, c'è una reconstitution, un code de couleur de ce qu'on obtient grâce all'effet gravitationnel de cette matière. Okay. E ancora una volta, vous voyez che ce que vous voyez all'aigle nu, c'est rien par rapport à ce qu'il y a vraiment dans le cosmos. Il y d'autres éléments très è basé sulla formazione di strutture. On ha vu filaments se, se filamenti che si formé da dalla formazione di strutture a sette schele enorme. Il se for come perché la gravità è attrattive, donc se vu parté da nan gas plus ou mani uniforme, avè quelche petit region che t'è un peu plus dense, son dei nuclei de condensazion, autour de ces region, elles se, se deviennent de plus en plus dense et vu fat partivo a simulazion numerique, vu trouvé che se forme giustamente structure avè de Des filament, essenzialmente. C'è un'animazione, ma le powerpoint ne passa, non c'è da E, De tutta maniera, là ancora, on voit qu'il y a de la matière noire, perché la matière normale, les électrons, les protons, la matière che on connaît, interagit avec les photons. Et dans l'univers primordiale, il y a plein de photons qui bougent à toute vitesse. Et donc, pour les protons, pour les électrons, pendant un bon moment, c'est très difficile de, de collapser perché ci sono tutti questi fotoni che li po' in equilibrio. Partecipa, la materia noire, che non ha le interazioni con i fotoni, comincia a collapsare più presto e forma questi ammas che abbiamo appena visto. E poi, la materia luminosa, dès che comincerà a avere un po'meno dei fotoni, il POC collapserà. Quindi, con le nostre teorie, peut, nos peut calcolare... Qu'est-ce qui se passe? On se rende compte che se qu'on observe, on peut ancora una volta reproduire, che s'il y a de la matière noire. E' toujours dans les mêmes proportions. Donc on l'a vu sulle curve de rotation des galaxies, on vu sur l'a vu avec les effets de l'antie gravitationnelle, on la voit avec la formation des structures. Là, c'est l'animation che je ne peux pas montrer. Et bon, alors, qu'est-ce que c'est, cette matière noire? Alors, on vient de découvrir qu'il y a plein de matière qu'on n'a jamais découverte sur Terre. Est-ce qu'on peut espérer la découvrir? Bon, Il y a plusieurs hypothèses. Qu'est-ce que c'est, cette matière noire? Et une des hypothèses les plus plausibles, c'est que ce sont quand même des particules. En physique, il y plusieurs interactions. Les interactions électromagnétiques, la lumière. Bon, Se des... cette matière aurait des interactions électromagnétiques, on la verrait comme on la voit normalement. Les interactions gravitationnelles sont les plus faibles e eh, y un altro tipo d'interazione qui s'appelle l'interazione faible. Eh, C'est celle eh, che bon, è importante dans, la, dans les noyaux, pour les neutrinos. C'est beaucoup plus faible que l'interazione électromagnétique. Donc, il doit essere des particules, ou bien qui n'ont que des interactions faibles et gravitationnelles, ou bien que gravitationnelles. Eh, il y a des théories, des particules qui prédisent des, des particules avec ce genre d'interactions faibles. Et on les cherche au CERN, hein, des particules supersymmétriques. Et on le trouve pas pour l'instant, questa è una connessione assez fascinante tra l'infiniment grand et l'infiniment petit. Questo genere de particules qui, peut-être, forment ces amas matière noire, sono particules que des personnes comme Pepe cherchent euh, au CERN. Et dans les prochaines années ou décennies, on saura se elles sont là. Evidemment, on fait ces collisions au CERN et après, on les cherche dans ces détecteurs immenses vous avez. Certainement, probabilmente, vi ho visto delle photo. Allora, là, déjà, pour la matière noire, c'est déjà assez époustouflante, parce qu'on se dit, ben, ce qu'on connaît, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'on voit. Eh bon, come je disais au début, la cosmologie nous a réservé une surprise encore plus grande. En plus de la matière noire, on a une énergie noire. Pourquoi énergie? Allora, nous savons aujourd'hui che l'univers est en expansion. Si il Big Bang, e poi l'univers è in expansion. Ma on sait che la gravità è quand même attractiva. Donc on imagine che sia un'espansione, une expansion, d'accord, ma quand même décélérée. Perché la gravità ha tendance à freiner cette expansion, c'est quand même une force attractive. Okay. Donc si on prend la relativité, déjà la gravité de Newton, la relativité generale avec de la matière come source de la gravitation, on trouverait qu'il y a une expansion de ma elle decelerata. Ebbene, eh viene dalle derrniere année on a découvert che l'espansione dell'universo accelère, come se la gravità a certe scale diviene repulsiva, ok? Eh e ça c'est une grande surprise qui a che a che a battere récompense par le prix Nobel, récemment. ça on la fait comme avec l'observation, la première evidence est venue avec l'observation des supernove à des distances cosmologiques. Donc ça c'est déjà L'opportunità per parlare di supernova, che sono una cosa fascinante, ma d'abord, perché l'energia allora, sombra? Perché do, la di d'energia responsabile di de, questo fenomeno d'accelerazione, on va vede par nos equazioni, l'équazione di Einstein, che deve essere qualcosa che, se vous la mettez in una bocca, exerce una pressione negativa. Allora, se può prendere n'importe quel genere di particule, con nu o anche con nu, e la mettere in una bocca, sulle parois, elle exerce una pressione positiva. D'accordo? Par contre, dans nos équations, pour expliquer ce phénomène, on a besoin de mettre quelque chose qui a une pression négative. Donc si vous la mettez dans une boîte, elle fait bof. Alors vous comprenez que ce n'est même pas de la matière qu'on ne connaît pas. Les particules che ho là découvert au CERN, o pas ancora, e eh, io ho tutt'oggi un'impressione positiva. Donc per questa ragione, on lui colle un nome, pour dire, noire, eh, ma è un nome qui reflète simplement notre ignorance, on l'appelle pas la matière, pas c'est pas de la matière. On sait pas ha l'effetto c'est. accelerare l'espansione dell'universo. Allora, eh, Là ho la sola equazione della presentazione, perché c'è comunque qualche studio, ma è un'equazione molto semplice. Allora, nelle equazioni di Einstein, c'è quello che si chiama il fattore di scala, io lo chiamo A, è in funzione del tempo, che ci dice come l'espansione va a progressare. È un fattore moltiplicativo delle distanze. Se si ha una distanza 1 in un certo tempo, dopo diventa 2, 3, è un fattore moltiplicativo, lo chiamiamo A, è in funzione del tempo. Quindi, lo chiamiamo il fattore di scala dell'universo. E una delle equazioni della de, de relatività generale ci dice che è la derivata dei de okay. de de, oh, de n, la è l'accelerazione. E l'accelerazione è legata alla densità d'energia della materia e alla pressione della materia. E c'è un segno meno. Allora, per la materia normale, ρ, la densità d'energia è positiva, la massa delle particelle è positiva, la pressione è positiva, ρ più 3p è positiva, c'è un segno meno davanti il reflet notre intuition physique che che a deve deve decelerare l'espansione, okay. Ebbene eh no, on osservato observé che è accelerata. Allora, il nufò quelque chose, il nufò impression negative pur renverser les signe essenzialment. Eh, en physique tipicamente on écrit une équation d'état la densità d'energia è uguale alla pressione, quindi fa un fattore di proporzionalità. Per tutta la materia ce facteur fattore di proporzionalità, è positivo. par contre on si rende conto, dalle osservazioni, che ci serve qualcosa che sia molto vicino a meno di un anno. Questa è la misura. Arriviamo, come dicevo, la cosmologia è oggi una scienza di precisione. Arriviamo a misurare questi parametri e sono meno 1 nell'errore sperimentale. E cosa c'è? Allora, ci sono i candidati più più plausibile probabilmente, è la costante cosmologica, per dire exactement W égale moins 1. C'è un termine, je non vais pas expliquer, c'è un termine qu'on peut mettre dans les équations d'Einstein. Il, il a une histoire intéressante, parce qu'Einstein l'avait mis dans les équations, et après il a dit C'est le plus blunder of my life, c'était la plus grosse erreur de ma vie. Pourquoi C'est vrai, mais, mais pourquoi Parce que quand Einstein formulait la relativité generale, on n'avait pas encore observé que l'univers in en expansion. C'était Abolampe, apprend. E donc, on avait cette vision d'un univers statique, e Einstein partageait, tutto avec, avec son génie, il n'avait pas pensé a questa possibilità. Donc, il regarde ses équations, et il s'est dit: Mondi, mes équations un univers en un expansion, ça ne va pas. Allora, il a bricolé un terme, il a dit: Ah, si, je mets termes, je compense l'expansion, et, et l'univers devient statique. Ah, c'è facile parlare <laughs> a distanza di 100 ans, c'était même faux techniquement, perché c'était un équilibre instabile, ça suffisait à perturber un minimum. Mais, mais de plus, il a de cette manière raté la prédiction de l'expansion de l'univers. Il aurait pu le prédire, che l'univers est en expansion, mais il coraggio questa volta. le courage cette fois. Okay. Alors, il a, il a trouvé un terme, si on le mettait, il bloquait l'expansion, et après, quand il. Ha scoperto che l'universo era in espansione, ha detto che era il più grosso errore della mia vita. Ma oggi, questo termine, lo utilizziamo, non ha niente a che vedere con stabilizzare l'espansione, si chiama accelerare l'espansione dell'universo. Effettivamente, è consistente con le donne. Ci sono altre alternative sulle quali, io ho lavorato con il mio gruppo a Genève, quella che appelle une un'energia noire dinamica. C'è qualcosa che non ne vais pas expliquer oggi, ma è interessante. L'idea di base, c'è che la relatività generale ne soit plus la bonne théorie sur cette échelle cosmologica, il faut la modifier. Come souvent arriva, le plus belle théorie, quando si explorano de nouvelles direzioni. Par exemple, dans mon groupe, come plusieurs persone fanno dans le monde, dans e tu dici la possibilità che la relatività generale modifica le distanze cosmologiche. E non allora, è che ci sia questo strano fluido con una pressione negativa, è l'equazione che non è la buona, questa scelta. De tutte mani, allora, qual è l'evidenza per l'energia noire? Io penso di avere ancora 5-10 minuti. Una decina di minuti. So. Allora, non voglio andare troppo nei dettagli. Ma la prima evidente è stata interessante, è stata le supernove, è l'occasione per dire qu -ce que c'est une supernova, è l'età finale dell'esplosione di una stella. Una étoile, étoile come le Soleil è un vide, le solei sono di miliardi di anni, in grosso, e la maggior parte della sua vita si è in equilibrio tra due fenomeni. Da un lato de è un son propre gas con il aura proprio peso, in tendenza a sfoundere sul suo D'altro lato, dès qu'il commence a s'effondrer, le temperature, la centrale diventa molto grande e permette di allungare le reazioni termonucleari, che generano enormemente di energia, è l'energia che riceviamo dal Sole, e quindi tutti questi fotoni, questa luce che è messa nelle reazioni termonucleari, esercitano una pressione che balanza il peso dell'estate. E quindi l'estate les resta in equilibrio tra questi due effetti pendant miliardi di anni. A un certo punto, Finalmente le le centre Là, il combustibile nucleare dell'Essentra si termina, lì c'è una dinamica molto complicata che si passa. Il sole brulla l'idrogeno nell'iomo, si può iniziare a brullare l'iomo con delle cose più lourde, ma non si può arrivare più lontano che le ferre, in ogni modo. Quindi a un certo punto il combustibile nucleare si termina e l'Essentra si affonde si sfondano, e cosa succede? Si sfondano in maniera molto brusca, et donc tutte le reazioni termonucleari si allungano, ma in maniera esplosiva, piuttosto che controllata come è stato per miliardi di anni, e l'etola esplosa. Le tue e questo è l'esplosione di una supernova. Una parte può restare, e può formare un tronco nero, una stella a neutroni, e questa è tutta una nostra conferenza, è abbastanza interessante. Ho già parlato di Salienge, un po'di anni fa, d'aillea. Ma l'esplosione di una supernova è qualcosa di abbastanza spettacolare, perché vi immaginate, queste sono foto, una galaxia, si diceva che una galaxie ha qualche miliardo di tue, tipicamente. Là, ci sono 10 miliardi di stelle. Moment oh, oh, bon, il momento dell'esplosione della supernova, una sola stella, questa supernova, è così brillante che tutta la galassia, o voire più. Si vede, questa è una supernova che ha esplosato al bordo di questa galassia, e guardate la luce. E là, non même nemmeno la galassia. Quindi, ça dura... après dopo, può continuare pendant mesi. È molto raro di d'avoir una supernova nella nostra galassia, delle supernove storiche, di INAIU. Una demi-douzaine. Eh, Ma quando è arrivata, c'erano cose spettacolari. Il y a dei supernovas che sono stati registrati nel IIIe siècle. On pouvait lire la, la nuit alla lumière di questa étoile. Quindi, eh, vous imaginez, eh, <laughs> c'è stato un po' spettacolo. Le supernovas sono dei oggetti importanti, soprattutto un certo tipo di supernovas qu'on appelle type 1A, perché d'un côté, sono très brillanti energia immensa che è emessa, quindi on le vede da molto lontano, a distanze veramente cosmologiche. D'altro canto, on sa, in una certa misura, qual è esattamente l'energia che vogliono emettere da un certo tipo di esplosione. Questo è tipicamente il caso di una nanna bianca che che va a prendere della materia di una stella che gli tourna intorno e quando la materia supera bon, un certo sogno critico, la massa aumenta, quando la massa supera un sogno critico, explose. Si chiama massa di Chandra Sek, light studiato la meccanica antica dell'anno passato. E quindi, l'étoile explose esplode da un momento molto preciso e quindi, on può calcolare la luminosità che la mette. Bene, bisogna fare delle correzioni po' empiriche, ma finalmente, oggi, se si guarda una supernova, Sappiamo la lumière che abbiamo possiamo on qual dire è la distanza. Savoir la distanza d'un côté e il décalage vers le rouge, eh, portato par la lumière, ci permettono di de fare de la cosmologie. Essentiellement, chaque modèle cosmologico prédisce una relazione entre la distanza dell'objet e il décalage vers le rouge. E quindi, on peut testare queste relazioni. E quindi, se non è un modello cosmologico che si utilizza, e in questa maniera, essenzialmente, una misurato i tassi di espansione dell'universo, in maniera diretta, d'axe supernova. Là, per quantificare un po', eh, allora, che vi parlare della densità di energia della materia noire, della dark energy. Non la mesureremo a grammo par centimètre cube, anche se ce n'è pas l'unità appropriata. Il y a una densità critica eh, l'univers, che par contre è una buona misura di de densità, perché l'univers è in expansion. Selon la densità qu'il ha, il y a tre possibilità. O bien, a un certo momento, l'expansion s'arrête e l'univers recollapse. O bien, ça continue continua all'infinito, tutto giusto, o bien, sempre come la fusée che può arrivare tutto giusto, partire dalla Terra all'infinito, se vuoi dargli la giusta velocità. Quindi la densità critica è tale che se la densità critica oggi è più grande, se la densità oggi è più grande che la densità critica, l'universo il y aura un big crash, dopo il big bang. E se si, si è più piccola, l'espansione sarà là per sempre. Ovviamente, è anche filosoficamente abbastanza interessante sapere se il nostro universo ricollapserà. Ovviamente. Uh, allora, on va mesurer tutte le densità en unité de cette densité critique. Donc, on, a, on utilise la lettre omega omega, matière, c'est la densità de la matière en cette unité de la densité critique. C'est la même chose pour la densità de la. Lì è, per esempio, la costante cosmologica, che si lambda, la densità dell'energia noire eh, dell in unità della densità critica. Sono parametri che, mentre on, sono dei numeri senza dimensioni, li abbiamo misurati con le supernove on trouve quelque qualcosa come questo. Questo è omega lambda e omega m. Quindi la densità di de materia anzi queste unità e la densità di energia noire. Guardate che le conture blu, questa è la prima misura, eh, per le fisicienne qui, la probabilità che i buoni risultati siano eh? qui è 68%, 90%, 99%, è la deviation standard. Quindi la misura ci dice che siamo qui, quindi con una densità di energia, dell'energia noire, autour de 0,7%. Bon, peut forse un po' più piccolo, ma alcune masse non sono consistenti con 0. E questa è la prima evidenza che c'è dell'energia noire che non può essere 0. E c'è justement la raison pour laquelle ces gens ont pris le prix Nobel, après la découverte di non 2011, le prix Nobel. Et je vais revenir alle altre courbes subito dopo. suite après. Bon, je vais pas faire long, peut-être on peut parler la, la séance di questions. Et une autre source immense informazioni cosmologiche, c'était le fond cosmique à microonde. On a siamo baignati da un fondo di fotoni che viene direttamente dal Big Bang. Questa è una découverte fatta da Penzias e Wilson nel 1964. C'era la découverte euh, grazie alla quale il Big Bang diveniva la teoria cosmologica standard. C'era interessante qu'ils l'hanno fatto un po' par hasard. Eles étaient en train di de testare dei riceveri de, de, per de la radiocomunicazione. Lui lavorava a Bell Labs negli Stati Uniti, e quindi testava détecteurs, il y avait sempre un rumore di fondo che non riusciva a eliminare. Allora, nel discorso che abbiamo fatto per il Nobel, raccontano come ha cercato di eliminare tutte le forme di rumore possibili, allora avait un nido di pigioni lì, e con la degezione dei pigioni, vanno a pulire rien. ma niente. a sempre questo rumore che reste. E poi, c'era un gruppo a Princeton, che era a qualche diza di chilometri da là, con Dick e Peebles, che, par contre, avevano capito che y avait ce fond di Big Bang e volevano le chercher. Eles étaient in train di costruire un astronome per le Allora, quando la nouvelle qu'ils avaient egli è stata la découverte, gli esotriciens hanno capito subito de suite qu'est-ce que c'était. Egli aveva la primordiale. E, Pensate se Wilson io le privo nel 1978. Eh, dans le anni, on a commencé a studiare più in dettaglio questa radiation. In prima approssimazione è uniforme in tutte le direzioni del ciel, ma a un livello di un partito par 100 000, il y a delle piccole fluttuazioni di température. E eh, queste fluttuazioni usano delle informazioni formidabili. C'è um, un'image recente di Planck. C'è una photo dell'univers. A partir du moment où ces photons sont partis, essentiellement dalla fartine iniziale dell'univers, de après le Big Bang, les photons, tutto era tellement chaud e tellement dense che, même les photons ne partaient pas tout droit. Il y des interactions partout. A un certo momento, l'univers s'est refroidi et les photons ont commencé à partir tout droit. Et ces photons arrivaient vers nous. C'est arrivé quand l'univers avait environ 300 000 anni. E quindi, questa è una foto dell'universo all'età di de 379.000 anni. A partire da tutte queste anisotropie, les, les physiciens fanno delle analisi statistiche, delle correlazioni tra l'angolare, eccetera. Si trova, non voglio entrare Et nei euh, dettagli, ma le misure sono questi punti rossi. Euh, ça è un po' corrélations correlazioni, <laughs> è un'espansione a multipole. La correlazione delle anisotropie su degli angoli è diversa, è l'angolo la struttura 7 pic eh, con dei migliaia e migliaia di donne e tutto questo è riprodotto ah, ah, per il nostro modello cosmologico standard che ha che tre p de parametri giustamente se omega metro omega dark energy la costante a bo le linea in totale e con 6 parametri on può riprodurre dei de migliaia di de donne con una grande precisione e quindi ancora una volta on può misurare queste quantità e questo è la curva gialla. Vedete che se combinate i risultati, la curva gialla vi dice che i buoni risultati in questo piano, questo deve essere qui. La curva blu, questo deve essere qui. C'è un'altra maniera di fare questo de di misure che non ho discusso oggi, le barriere acoustic oscillation. E finalmente, l'intersection di questi contours vi fixe in maniera abbastanza precisa, quando je dis che la cosmologia oggi è una scienza di precisione, la densità d'énergie noire e la densità... de matière. Et cette densité de matière, d'ailleurs, colle parfaitement bien avec la densité de matière noire qu'on a étudiée avec toutes les autres moyennes. Donc, ok là, ça, ça devient un peu plus technique, mais ça, juste pour dire qu'aujourd'hui, on connaît la densité d'énergie noire, c'est ce, un nombre, une unité de la densité critique, c'est 0.66. Point, point 8, 6, è anche un errore, per la densità di materie. Se vi ricordate questa tarta che avevamo al tuo inizio, c'è 30% e 70% essenzialmente. C'è anche una cosa abbastanza fascinante, se vi fate la somma, si fa 1. Allora, question, notre la questione è se il nostro universo va a collapsare o no. La densità totale dell'universo è più grande che 1 nelle unità di ero critiche o più piccole. È precisamente 1. Oh, Interessante comunque. Precisamente Ann, con un errore sperimentale, osservazionale, di un partito di più di là on cinque. Quindi, qui arriviamo alla questione aperta e profonde della cosmologia di on Abbiamo capito che c'è questa energia sombra, ma qual è l'origine fisica? C'è questa costanza cosmologica per molte ragioni che i non sono molto convinti che sia la soluzione. Si lavora piuttosto, per esempio, sull'idea di modificare la relatività generale a questa scala. Perché l'energia totale dell'universo è esattamente de l'energia critica? Là, c'è un'intera che è l'inflazione, che ci dà una buona pista per spiegarla. C'è eh, anche un'altra cosa abbastanza strana. una dice que che questa cosa è 0,6, 0,7, 0,3. 70% della densità energia è energia... Sombre 30% c'è matière noire. Mais il y a una cosa bizzarra, perché la dépendance temporelle è très différente. Se c'è un cosmologico, la densità d'énergie de associée à cet objet était constante pour toute l'évolution de l'univers. Par contre, la densità d'énergie de la matière va comme 1 sur le volume. Donc 1 sur ces facteurs scala A cube. Donc, si aujourd'hui ils sont de la même valeur, eh, All'epoca della formazione delle prime stelle, la densità di energia della materia era un milione di volte più grande. E all'epoca del Big Bang era 10 volte 80 più grande. Allora, come è possibile che due cose che hanno una dipendenza temporale così differente, eh, le condizioni iniziali dell'universo erano così precisamente organizzate che oggi hanno più o meno dei valori de di memo di grandezza? Sì Questo è qualcosa che si parla di coincidence problem. Donc, on a compris pas mal de choses assez fascinantes et il y a pas mal de choses encore à comprendre. Et je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup. On aimerait que ça continue. On n'a pas envie <laughs> que ça s'arrête. Parce que là, on a, on a un début, on a compris quelques petites choses avoir compris quelques petites choses. On voit qu'il y a encore beaucoup à comprendre Absolument. et on se réjouit d'avoir la suite. Mais je sais qu'il y a déjà des questions à ce stade. Allez-y, je vous en prie. Eh? Alors, euh, la, disons, la notion d'espace et de temps qui viennent unifier dans quelque chose qu'on appelle espace-temps. Ça vient d'Einstein, de c'è la relatività spéciale. E... Ah, je vais parler d'un des aspects un techniques, mais disons, vous imaginez, les trois directions spatiali, pour nous, non pas. Une... Disons, si vous prenez les axes vous X, Y et Z, vous n'avez pas le sentiment que X, Y et Z sono qualcosa di molto speciale, vous aurez potuto scegliere i sistemi DAX in maniera diversa. La, la natura di questa direzione spaziale è la stessa che questa direzione o questa direzione. Avete scelto di chiamarla X, Y e Z, perché avete scelto un, un referenziale, ma non c'è niente di speciale, potete fare una rotazione. Quindi, on la chiama spazio, perché le tre dimensioni sono abbastanza simili concettualmente. Parteciò, nella nostra intuizione, l'estate è qualcosa di part Ce che Einstein ha compris, che quando on è confronté avec des phénomènes où les vitesses sont de l'ordre de la vitesse de la lumière, effettivamente, le quattro dimensioni peuvent s'être mélangées toutes les 4. Il existe une généralisation de cette notion de rotation, sono le transformation de vitesse, qui mélange la notion d'espace et de temps. Et pour cette raison, Appeler le temps come qualcosa di par rapporto all'espace, c'est la même chose che se je vous dis che la dimension x è fondamentalmente différente de la dimension y. Eh bien, non, c'est parce che moi j'ai choisi ce référentiel. Dans le cas du temps, c'est le choix du mouvement de l'observateur. Si moi je suis un mouvement par rapporto à un autre observateur, nous aurons une définition différente de temps. Et donc, on mélange un peu les notions d'espace et de temps. Je ne peux pas donner une discussion beaucoup plus, euh, moins cryptique dans, dans ce contexte. Euh, mais c'est pour cela qu'on parle d'espace-temps en général. Autre question Absolutamente, absolument. absolument. Ah sì, Conceptualmente, c'est très important dans ce thème, voir l'invisibile. Ici, pour voir l'invisibile, on a besoin di beaucoup de théories. Dans le sens, on a une théorie qui nous dit comment ça marche la gravitation. Parfois, ça peut être une théorie, qu'aujourd'hui on considère assez simple, come la gravité newtonienne. Per le rotazioni de rotation des galaxies, la gravità newtonienne, per comprendere qu'il y a quelque chose. tutte le interpretazioni l'interprétation d'autres choses, come l'antigravitationnelle, eccetera, si rentre veramente à la relativité generale. Et pour toute l'interprétation interpretazioni données cosmologiques. Moi, je vous ai montré, la sola equazione que j'ai montrée, c'était cette équation pour l'accélération, le facteur d'échelle. Eh, bon, si je prends cette équation comme correcte, elle me dit que ρ 3, la pressione, ça diventare négative. E questo è strano, perché è un'impressione negativa, che cos'è? Ma forse è l'equazione che non fa la bon E l'equazione della relatività generale forse deve essere modificata quando si va a questa scelta immensa della cosmologia. Quindi questa è una pista tipica che abbiamo studiato. Allora, eh, diciamo, n'importe quelle théorie, finalement, deve prédire quelque chose qui, di punto di vista formale, corresponde au fatto di aver noire dans, Sauf que dans le che l'origine était différente. E peut-être sarà così différente, nel senso che omega lambda quelque chose di constante. Dans certaines théories, la eh, gravità modificata sarà plutôt quelque chose qui dépend du temps. Donc, il y a, ci saranno termini de nelle equazioni di Einstein che dovranno jouer ce rôle, ça c'est la difficulté dell'esercizio. trovare termini che qui peuvent jouer un rôle similaire a celui della costante cosmologica, mais peut-être pas vraiment constante, quelque chose qui dépend du temps, qui a une dynamique, eccetera, e et dovete capable d'expliquer di ces donne là, dati, que non banal pas que désormais on a plein de de de, 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 de Bon, Lambda CDM, come on appelle il modèle standard, cosmologico e cold dark matter, c'è il modèle cosmologico standard e riproduisce tutte le données. Ma il y a d'autres modèles sur lesquels on travaille qui peuvent aussi riprodurre le données. Ma bisogna faut faire non il ne faut pas trop jouer à introduire trop de paramètres libres, perché sinon c'è troppo facile. Il y, a, il y a plein de critères, finalement. No, ma come se Allora, Le trous noirs, eh, eh, quando parlato dell'evoluzione delle stelle, tipicamente, allora, quando l'étoile esplosa, il y a ce qui reste. Parfois l'étoile è tutta dispersa nell'espace, ma normalmente c'è che il y a un noyau qui reste. E maintenant il y a più di termonucleari reazione che deve mantenere l'objet in equilibrio e l'objet continua a s'affondre. Allora, il se forma un trou noir se cet'objet arriva ha una densità sufficientemente grande. In questo caso, ci sono dei meccanismi che possono stabilizzare ancora le tue. Ci sono meccanismi quantici, la pressione dei gas e eh, degli elettroni, che possono stabilizzare le quando è più o meno alla taglia della Terra. In questo caso si forma una naine bianca. Questo distanza del Sole, d'aillea. Quindi, le si fonde e quando è partita da di dimensioni come il sole e è diventato come la terra, ci <laughs> sono eh, meccanismi, delle meccaniche antique questo è abbastanza interessante, che si mettono in posto, stabilizzano l'attrema e la resterà là. Se l'étoile è più lordo che 1.4 massa solare, questo meccanismo non suffisce e l'étoile continua a contractere fino a quando arriva a 10, 10, 15 km di rayon, si immagina se è una attrema, e a quel momento là e può essere stabilizzata, ancora lo stesso effetto quantico, ma per i neutroni, piuttosto che per elettroni. Si chiama a quel momento la neutrola E questo è già un oggetto abbastanza fascinante, immaginate un oggetto di due masse solari concentrati a 2 chilometri. E questo può funzionare se la massa di ce che è restata l'esplosione è 3 masse solari maximum. massimo. Se la massa che è è più grande che que, questa soglia critica, non c'è niente che arreta la contrazione e l'oggetto continua a contracter A un certo momento, la gravità di questo oggetto diventa tellement forte che même della luce emessa da questo oggetto non può più risorgere. Potete immaginare, in maniera un po'intuitiva, che se vous mettete un rayon lumineux luminoso sulla superficie di questo oggetto, dès qu'il si è troppo la gravità è tellement forte che i fotoni non riescono a sortir. Il l'ha ramené à l'intérieur. Et là, on forme ce qu'on appelle un trou noir. Mais pour vous donner une idée jusqu'à quel point c'est un objet extrême, un trou noir, il faut prendre une masse et la concentrer à l'intérieur d'un certain rayon. On l'appelle un rayon de Schwarzschild, qui est 2 fois la constante de Newton, la masse divisée par c. Alors, on peut calculer. Se vous prenez la masse de la Terre, pour former un trou noir, il faut la concentrer dans 1 cm. Vous prenez un je, je répète, parce qu'on dit non, va ben compri. Vu la massa della Terra, vu la con tra 1 cm vu formi un trunoar. Ehm per la massa del Sole, vu le rayon de Schwarzschild 3 km. Vu prenez un, un oggetto come le Soleil, vu arrivi a le mettre da 3 km, sta forma un trou noir. Allora, il faut dire che la solution di trunoar avete trouvé senza la solution dell'equazione di Einstein. Avete trouvé par Schwarzschild dejà nel 1918. 16, je pense, tout de mm. suite après la découverte della relatività generale. dopo Schwarzschild, il est mort dans la mondiale. Eh, donc, c'était une soluzione mathématique des équations qui est là, dès qu'on abbiamo scoperto la, la théorie. Mais pendant des décennies, les gens ont eu l'attitude basse, Sono des choses che non sono ne sont pas bah, La masse de la Terre a un centimètre, de quoi on parle. Eh, après, finalement, dans les années 40-50, eh, on a commencé à comprendre comment les étoiles marchent. Et on s'est rendu compte que ces objets come età comme De la di d'une étoile. Et aujourd'hui, on les observe régulièrement. D'abord, osservare un tronnoir, c'est quelque chose, évidemment, puisque c'est noir, non è pas la lumière émise par les tronnoirs. Les premières tronnoirs ont été observées parce qu'ils étaient dans des systèmes binaires. Un tronnoir et une étoile normale. L'étoile prenait de la matière, de la matière de l'étoile normale tombait sur les tronnoirs, et avant de tomber, mettait des X. E quindi, on voyait questa radiation X. Tombé su un objet, dont on se rendeva conto che era très petit e très massif. Poi, on a découvert même des tronuaires, des millions de masse solaire, che maintenant, on sait, sono sempre tutte le galaxie, incluso la nostra. E nella dernière année, gli a usato questa ricoperta straordinaria di son gravitazionale par LIGO e Virgo. On a commencé à voir les ondes gravitationnelles émises par les, par les trous noirs, par les connaissances des trous noirs. On a déjà une douzaine d'événements qui ont été découverts dans les dernières deux ans. Et ça, c'est une autre manière de voir les trous noirs qui mériterait une autre conférence. Mais... Je m'arrête ici. Question vas y euh, De ce que j'ai pu comprendre, c'est l'accélération de l'inflation, à point à point, n'est pas égale à zéro, mais euh, cette oméga totale tendrait à réel univers 1, un, devrait impliquer que l'univers est plat et donc que cette inflation devrait être finie ou qu est... Alors, quand on met ainsi une constante cosmologique, cette vision, ça devient plus naïve. Disons, l'aspect plat, ou disons, c'est si les géométries spatiales sont. Avec la di d'une sphère o d'un hyperboloïde. E ça, sarà quelque di différente, en général, quand il a un costante cosmologico okay. par rapport à l'expansion. Là, il fa un rentrer dans ça un po' plus compliqué. Aujourd'hui, l'univers en expansion accélérée. Aujourd'hui, ce n'est pas... pas. Depuis 3 jours, depuis quelques. <laughs> quelques una <laughs> Une dernière question, allez-y. Allora, per la matière noire, sait, en effet, on ne sait pas mal di cose, perché ce n'est pas du tout banal. Allora, on peut imaginare che ce ne siano delle particule, per commencer. Allora, on peut se demander quel genre d'interaction on doit avoir. Evidemment, non sono delle interazioni électromagnétique. S'ils n'ont que des interactions gravitationnelles, on ne va jamais le voir dans des détecteurs de particules. Ma s'ils ont des interactions faibles, oui. Allora. Un po' si calcule. So allora, par se non interazioni faibles febbre, se non decriva per un'estensione di seconda pelle il modello standard dell'interazione, tipicamente sono delle teorie supersimmetriche. Non è banale avere la buona particule per esempio deve essere stabile in particola, come se la vostra si disintegra in 15 secondi, non c'è niente a vedere. Quindi deve essere in particolare con un'interazione febbre, deve essere stabile. E la massa e il genere di interazione che deve avere deve essere tale per dare la densità che abbiamo aujourd'hui oggi. Perché se l'on ha le genre d'interazione che ha un certo tipo di particelle, on peut calcolare la densità che è restata a partire dal Big Bang. E quindi, troviamo qualcosa di abbastanza interessante, che un candidato a 7 tipi, c'è le particelle predite par da teorie supersimmetriche che abbiamo cercato a LHC. Le neutralino, due o particule supersimmetriche neutre, ossia, non si che il cielo sulla massa, il essere è sufficiently lourd per un par di cold dark matter, matière noire, frode, talché sufficiently lourd che sono divenute son non relativiste, perché se sono troppo relativiste, il bush troppo, eh? E non pas a condensare. Donc, par exemple, non sono pas neutrinos, perché si pourrait dire: ah, un candidato magnifique, les neutrinos n'ont que des interactions faibles. Eh no, eh, non, eh, son, eh, hot dark sont pas des neutrinos, strutture come pas les structures comme on veut. Donc, c'est tout à fait juste, on sait choses sur les proprietà che dovrebbero avoir, si elles sont des particules. Il y a aussi d'autres la détection des trous avec les ondes gravitationnelles par Lago e Virgo. E già ho cominciato a pensare all'idea dei trou noir primordiali. Bene, è un'idea ma è diventata un po' alla moda, ma Quindi, dei trou noir d'origine pastellare, ma delle fluttuazioni primordiali dell'universo. delle zone più sono che hanno formato dei trou noir, pur essendo i trou noir che hanno visto Parlaigo e Virgo, etc. E per essere sì, in forma della materia noire. Ovviamente eh, queste materie noire totalmente sono totalmente diverse, non sono particolari, sono oggetti di trono massolare, ma sono noire perché sono trono noire, quindi non le vediamo elettromagneticamente. Penso che ci siano anche le contrazioni, le esperienze di microlensing e altre, e sappiamo che è molto difficile che sia la totalità della materia noire, anche se le trono noire, se le virgo, sarebbero trono primordiali. Ma potrebbe essere una composante, per esempio. Forse sì, la soluzione è complicata, quindi non sarà che Il un type de particules, mais il y aura plusieurs composantes, qui sait. Il nous faut encore une nouvelle conférence. Sur ce, je vous invite tous à continuer à poser vos questions et aussi à venir prendre un verre sur le foyer qui vous est invité. Je voulais vous remercier encore pour cette conférence. Vous avez vu, on n'arrive pas à s'arrêter. Comme remerciement, vous êtes membre de l'Institut. Moi, invité, et un Merci. petit cadeau de notre conférence. C'est notre dernière conférence de ce semestre d'hiver. Nous aurons deux nouvelles conférences dès octobre. Donc, il y en aura une le 24 septembre et une le 29 octobre dans votre programme. Vous pouvez le voir. Venez nombreux. Vous verrez qu'il y a encore des tas de choses qu'il faut voir, qu'on ne peut pas voir. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.